SL di Modena agisce su più fronti a favore dei soggetti con disabilità. Presso il servizio di medicina dello sport è attivo ormai dal 2007 un ambulatorio dedicato ai disabili. Disabili di varia natura, quindi di tipo cognitivo, di tipo motorio, che vengono accolti per sia poter praticare lo sport a livello agonistico, ma anche soltanto per potersi sperimentare e provare in attività motorie che magari non avevano considerato. L'ambulatorio è gestito da un gruppo multidisciplinare che prevede il medico dello sport, fisiatra, la dietista, la psicologa, insomma, quindi un approccio al soggetto multidisciplinare che propone a chi si avvicina alla nostra struttura un'ampia scelta di possibilità, dallo sport agonistico fino alla semplice attività ludico-motoria. Poi su altri fronti l'azienda OSL comunque promuove l'attività motoria per tutti i soggetti, anche con tutto il settore dedicato all'attività motoria adattata, quindi svolgiamo delle valutazioni e delle prescrizioni di esercizio fisico per soggetti con patologie croniche che possono beneficiare dell'attività motoria. Quindi questo ovviamente in relazione a dei protocolli regionali che sono ben strutturati, che ci permettono di accogliere soggetti che vogliono iniziare a fare movimento e che spesso dopo un intervento sia di carattere cardiovascolare o comunque di natura ortopedica si chiudono in se stessi e riducono moltissimo l'attività sociale e l'attività motoria. Questo spunto di potersi rivolgere comunque al servizio di medicina dello sport è un modo per, diciamo, riprendere la vita e migliorare la qualità della vita per persone che comunque hanno delle difficoltà e hanno avuto delle difficoltà. Stiamo aprendo ovviamente sempre più situazioni patologiche differenti, abbiamo una sperimentazione in atto con l'Associazione Sclerosi Multipla, abbiamo attivato una convenzione col Dipartimento di Salute Mentale per tutti i soggetti con disabilità psichiatriche che vogliono e che possono beneficiare dell'attività motoria. Fin da quando i nostri atleti, li chiamo nostri perché ormai siamo anche affezionati a questi ragazzi, si ritrovano nella sala d'attesa per la valutazione, il fatto di ritrovarsi insieme, di scoprire comunque che sono sempre di nuovo ogni anno lì a fare la loro valutazione, è già un momento di socializzazione che, diciamo, ci fa capire quanto sia importante questo momento. Un'altra cosa che ho colto, e sembra una banalità, soggetti che sono purtroppo immobilizzati su una carrozzina, anche il solo fatto di poter essere pesati, di sapere il loro peso, per loro è un'emozione unica, perché noi riusciamo, grazie alla Coop Bilanciai che ci ha offerto una bilancia ormai diversi anni fa, che permette la pesatura dei soggetti su carrozzina, effettivamente è qualcosa di insolito, ma comunque che offre un'emozione in più a queste persone, e vederli insieme, vederli adesso di manifestazioni, di esibizioni, quello che traspare, che si vede di più è proprio la gioia di queste persone, di questi ragazzi nello stare insieme, che ha un valore terapeutico fondamentale, perché la socializzazione favorisce maggiore predisposizione anche ad accettare la terapia e a seguire delle indicazioni del medico.